e al forum così importante Italia Congo qui a Roma incontriamo il professor Giuseppe Capuano, che è un economista. Allora, professore, ci sono delle similitudini tra l'economia congolese e l'economia italiana del nostro paese? Assolutamente sì. Il nostro paese, come quello del Congo Brazzaville, punta tutto sulla micro, piccola e media impresa. Infatti anche da un punto di vista istituzionale dell'organizzazione, le organizzazioni di supporto delle micro, piccole e medie imprese si somigliano moltissimo, con un ministero dedicato, le associazioni di categoria, agenzie di sviluppo e di attrazione degli investimenti. Da un punto di vista strettamente economico, circa il 50% delle imprese italiane produce PIL, esportazioni addetti, come le piccole e medie imprese congolesi. Quindi c'è una centralità della micro piccola impresa congolese come quella italiana nell'economia del nostro paese. Un altro elemento che vorrei sottolineare è che ciò che noi chiamiamo microimpresa in Congo si chiama petite entreprise, e ciò anche nella terminologia si vuole sottolineare l'importanza di questa microimpresa per l'economia dei due paesi. Una riflessione su questi dati per concludere: le imprese nascono piccole, spesso rimangono tali, a volte crescono e diventano meglio grandi. L'importante però è essere piccole ma pensare come medie e grandi imprese. Quindi la questione non è soltanto di tipo economico-finanziario, ma anche e soprattutto di tipo culturale. Le imprese piccole soprattutto devono collaborare, mettersi in rete, e la formazione può fare passi da gigante: l'università, la ricerca, l'internazionalizzazione. Quindi due paesi simili che possono collaborare, e ci sono ottime possibilità di sviluppo. Grazie e complimenti. Grazie.